Ieri sera Consiglio Comunale straordinario per l'ambito dei parcheggi a San Giovanni dopo la raccolta firme promossa da Cresce San Giovanni, un muro contro muro di fatto tra due posizioni inconciliabili tra maggioranza e gruppo con a capo Francesco Carbini, anche se l'attuale situazione potrebbe mutare qualora nei prossimi mesi non ci fossero risposte auspicate da parte della cittadinanza. Siamo sempre disponibili se vediamo che i risultati non ci sono. L'intervento sia su via Firenze che via Vetri Vecchi parte da un presupposto, cioè che noi abbiamo fatto un bando che prevedeva delle condizioni, queste condizioni sono cambiate nel corso del tempo, abbiamo fatto una discussione con il gestore per un paio d'anni, dopodiché abbiamo trovato una soluzione per dare una risposta alla cancellazione di alcuni parcheggi che sono tutt'oggi inutilizzabili soprattutto in Piazza della Libertà. Abbiamo individuato due zone in cui aumentare il numero dei parcheggi stando sempre ben al di sotto delle soglie consentite nel rapporto fra parcheggi a pagamento e parcheggi liberi. Due zone che danno delle risposte da una parte al centro storico, da una parte all'altra zona di maggiore attività che è Viale Gramsci e che non credo penalizzino nessuno, perché da una parte in via Vetri Vecchi, soprattutto per chi utilizza la nostra stazione per andare al lavoro, abbiamo messo a disposizione 120 posti auto in cui è possibile parcheggiare per i pendolari, non a disco orario come è previsto per tutti gli altri. In via Firenze credo che quei 20, in piazza Firenze quei 24 posti auto siano comunque uno spazio in cui il ricambio per gli stalli di sosta è una risposta anche alle attività economiche. Voi chiedete un assoluto passo indietro senza se e senza ma? Direi più che noi lo chiedono quasi 1000 cittadini che hanno firmato la nostra petizione e che, come è accaduto con il piano del traffico, la dice lunga su scelte amministrative che sono lontane dalla città. E quindi intanto prima mossa eventuale di ritornare a stalli non a pagamento in via Vetri Vecchi, piazza Firenze. Sì, la prima scelta da fare è questa, poi naturalmente insieme a questo noi chiediamo anche una rivisitazione totale del sistema parcheggi nella nostra città, fra cui la convenzione che sarà in scadenza del 2019 e noi chiediamo di non rinnovarla.